Buongiorno e bentrovati a Il Fatto, la rubrica di commento giornalistico di Sipario TV. Lui è? Lorenzo Luci. E io sono Giancarlo Polano. Allora, è una notizia bella, storicamente. Bella. Perché Bartali è stato un eroe umile che onora la città di Firenze. Oh. Perché è stato riconosciuto da un museo a Gerusalemme che si chiama Yad Vashem. Allora, questa notizia è, guarda caso, proprio in questi giorni che ci sono i mondiali di ciclismo, rispunta questa storia. Qui il titolo è molto significativo. Cosa dice il titolo, Lorenzo? Bartali è l'eroe umile che onora la città. Pensa, andava ad Assisi a aiutare gli ebrei. Ecco. Allora, raccontaci che cosa parla questo. Allora, cosa parla lui è stato un grande ciclista di questo secolo. Sì. È stato un grande ciclista, come lui non ce n'è stato nessuno. Ecco, ma lui era in competizione con un altro ciclista. Sì, con Coppi. Coppi. Coppi e Bartali erano sempre in competizione, no? E anche Coppi è un personaggione, anche lui. Lui, io mi ricordo... Io ho sentito stamattina alla radio che è stato riconosciuto dallo Yad Vashem, che è un museo importantissimo per la cultura ebraica in Israele, perché lui aiutava gli ebrei. È stato riconosciuto come una persona che in concreto si è dato da fare durante la Seconda Guerra Mondiale per salvare degli ebrei. E quindi soltanto adesso com'è questa storia? L'ho sentito perché è stato... Gli hanno dato un premio, che cosa è stato? Gli hanno dato un premio, l'hanno riconosciuto da questo museo. Ecco. Perché tra l'altro io dovevo visitarlo a Gerusalemme, invece c'era una situazione... C'era un po' di tensione, perché te sei stato a Gerusalemme più di una volta. Una volta. Una volta sola, sì. Sono stato in Israele e devo dire che lì non si fanno discorsi al limite... del linguaggio esplicito. Va fatto capire ai nostri giovani che si credono di essere intelligenti con questi simboli della svastica. Io dico, ma i genitori, ma dove non li stanno nemmeno dietro? Bartali ora lui è morto da un po' di tempo, no? Da qualche anno non è più. Però io mi ricordo che quando venne a Firenze lo incontrai. Perché pur essendo abbastanza... Lui era fiorentino. Esatto, lui pur essendo abbastanza anziano, lui collaborava con la RAI, di Firenze, faceva delle cose sportive, era amico di alcuni giornalisti e lì lo si trovava, è un volto assolutamente noto, insomma, una persona gioviale, simpatica. Mi credo che sia... Io penso che sia stato un grande... ciclista, ecco. come Bartali, anche Coppi, non ci sono stati altri. Sai dopo. Che c'è una scena molto famosa che viene sempre richiamata nel duello tra questi due grandi ciclisti che a un certo punto si passavano la borraccia, che quando facevano queste scalate. Perché all'epoca non c'erano i Gatorade, c'era solo l'acqua e basta. C'era solo l'acqua e basta, sì. E quindi molto bene, quindi questa cosa della... E quindi sembra che addirittura anche Bettori appunto abbia commentato il suo nome, quello di Bartali, anche Dalla Costa, che era il cardinale vescovo di Firenze, che anche lui si diede da fare per... Perché bisogna dire che gli ebrei... Ma certo, discendono da noi, Discendono da noi, forse siamo noi che discendiamo da loro. Come cristiani, in quanto cristiani, noi i cattolici sempre, Paolo VI diceva, i fratelli maggiori della fede, perché gli ebrei, il popolo ebraico, perché per i cristiani Gesù Cristo è il punto di riferimento ed è un ebreo, così come... la Vergine Maria come la madre di Gesù è ebrea anche lei, quindi i cristiani bene o male venerano degli ebrei, giusto? E quindi effettivamente c'è un collegamento. E qui c'è il presidente Sara Cividalli, che è quella che evidentemente ha dato questo riconoscimento. Senti, ma in questi giorni di
diciamo, di mondiali di ciclismo. Tu cosa pensi? Qui il ciclismo è tornato ad essere un tema importante, no? Per la città. Dico bene, Lorenzo? Tu in bicicletta ci sai andare? Una domanda così un po'. Tu sai andare in bicicletta? Sì, Sì. però ho dei brutti ricordi io. Davvero, davvero. Una volta, scusate la mia emozione, No, una ma volta mi ricordo che andavo spericolato, avevo vestito un bambino. no, Sì. ma Ma si però, incavolò anche una sì, iena, però non è che poi il bambino si è ripreso, avrà eh. qualche Sì. ammaccatura, qualche graffio, no? O è stata una cosa, allora Un non po' puoi sì, perché fissare, no, ecco, guarda, io giuro, guarda, certo. che bisogna stare attenti a qualunque cosa si presta, perché... Certamente, certamente. Qui abbiamo terminato il tempo, abbiamo Diamo un parlato di commento, allora, Bartali, ecco, Bartali, ecco. sono emozionato tantissimo perché è stato riconosciuto dallo Yad Vashem. Lo Yad Vashem è un museo importante a Gerusalemme, in Israele, per la cultura ebraica. Cioè, come noi dobbiamo rispettare noi, che siamo cristiani, siamo figli di Dio, anche Anche loro sono loro, figli di Dio, anche se giustamente. sono di un'altra religione. Chiaro, chiaro. Benissimo, quindi detto questo, salutiamo il nostro pubblico, arrivederci alla prossima puntata. Da Giancarlo Polenghi e Lorenzo Lucì. ciao a tutti.